non sono state ipotizzate concessioni in comodato d'uso ventennale dietro rifacimento e recupero degli stessi immobili, determinando, come appunto avviene nel comune di Pistoia e come è stato approvato recentemente nel comune di Pisa, determinando così un ulteriore aggravio attuale e futuro delle casse comunali per tutto ciò che non produce ricchezza, perché abbiamo dei fardelli, dei immobili che cadono a pezzi e quindi rimangono a carico dell'ente. Immobili che però che servono nel piano delle alienazioni per giustificare delle uscite, ma sappiamo benissimo che purtroppo, l'abbiamo visto, l'abbiamo sperimentato in questi anni, nessuno li compra o se li compra li compreranno a basso prezzo. Sospettose poi, a mio giudizio, le uscite sul capitolo manutenzioni straordinarie strade, stante la tempestività con cui l'intervento è avvenuto ed avviene a cavallo delle elezioni comunali 2019, e porto alcuni dati. A fronte di anni di poco più di 100.000 euro di 2012, 2013 e 2014, abbiamo avuto un 2018 e si prospetta un 2019 con una medesima cifra di circa di investimento di 900.000 euro, ritornando poi magicamente intorno ai 400.000 euro di manutenzioni dal 2021 in poi, ben conscio che comunque l'urgenza, anche con questo piano di manutenzione straordinaria e in modo molto straordinario, non sarà finita, essendo a mio giudizio pacifico il pessimo stato dell'enorme mole di manto stradale di competenza comunale. A fronte poi, piano parcheggi, a fronte poi di un contributo 2019 da parte dell'ASL di circa 500.000 euro di entrate per il parcheggio di via Cappuccini, che si giustifica giustamente per l'enorme mole di auto che parcheggiano lungo la medesima via, ancora oggi questa amministrazione non ha provveduto a posare una prima pietra per il parcheggio a favore dei residenti sia in via di Salaiola, previsto quest'anno, non è detto che si avveri, e soprattutto in via Giovan Battista Vico, che è stato messo sempre in priorità 2, mi pare, poi priorità 3 per tutti gli anni che io sono stato in Consiglio Comunale. E ancora oggi c'è la sterpaglia alta che non vede assolutamente un parcheggio né a schiera e né a lisca. Per quanto riguarda poi al tema dell'indebitamento, nel 2019 e nel 2020 andiamo ad assumere per un totale di mutui per circa 4 milioni e mezzo per interventi che andranno al Palazzo Ghibellino e all'Ospedale Vecchio. Può concedere un minuto, Presidente? Grazie. Che da anni sono stati strillati da questa giunta come interventi prossimi e prioritari, Palazzo Ghibellino e Ospedale Vecchio, per dare continuità al discorso, visto che c'era stata l'interruzione. Ogni giorno però che si è ritardato a risistemare questi fabbricati hanno aggravato le loro condizioni strutturali, divenendo sempre più oneroso il loro recupero e non prevedendo poi mezzi di finanziamento di recupero di alternativi che consentissero di evitare l'indebitamento, mezzi che appunto l'ho detto poc'anzi, cioè dando eventualmente un comodato d'uso ventennale dietro rifacimento. Poteva essere in questo modo almeno sistemato il Palazzo Ghibellino, o poteva essere trovata una soluzione alternativa per il Palazzo Vecchio. Capitolo sociale. Concordo qui e non voglio ripetermi perché il tempo è poco sulla delega. La rinuncia, l'essere esautorati totalmente del capitolo sociale a favore della società della salute, già accennava la consigliera Bartoli sul tema sociale, tante volte la vediamo sulla stessa lunghezza d'onda, però vorrei soffermarmi perché mi è molto a cuore il tema pubblica casa, il tema alloggi popolari. Io ho avuto modo di toccare con mano, ma credo anche molti di voi, che abbiamo nella nostra realtà empolese situazioni fatiscenti, pericolosi, degradanti, amianto in molte strutture. A mio giudizio, prima di investire in nuovi alloggi, che fanno molto consenso elettorale, avremmo dovuto sistemare gli alloggi attuali, consentire agli inquilini di farlo anche dietro detrazione del canone, questo ancora non è possibile. Avremmo potuto controllare in maniera più incisiva i furbetti, che fanno anche sublocazione, e chiedere non nel momento dell'assegnazione definitiva, ma nel momento in cui fanno la domanda se hanno una proprietà nei loro paesi d'origine, così da consentire soprattutto agli italiani empolesi la possibilità di fruire di questo servizio. Perché a mio giudizio è improrogabile che possano essere prima gli empolesi ad agevolare determinati benefici. Soltanto dopo questo, fatta questa scrematura, si va allora poi dopo ad investire in nuovi alloggi. Però se ci sono più di 300
persone in richiesta di case popolari e sistemiamo le attuali, facciamo un controllo dei furbetti, forse di 300 arriveremmo a 200, no? Quindi, ipotizzo, quindi potremmo, a mio giudizio, arrivare ad un minor carico per l'ente per l'edificazione di nuovi alloggi. Concludo quindi, avendo toccato tutti i temi, ma sapendo di non averli affrontati in 16 minuti, anzi di più 20 minuti, di poterli affrontare in maniera accurata, esprimendo da parte del centrodestra per Empoli un giudizio totalmente negativo sul bilancio, sulle prospettive dell'ente offerte dal Partito Democratico, perché contingentato alle necessità di breve termine, senza a mio giudizio manifestare visione e prospettiva, uno, nel coinvolgimento maggiore dei privati, su questo la vedo in maniera differente dalla consigliera Bartoli, due, sull'efficientamento e la razionalizzazione dell'ente a fini appunto di una pubblica amministrazione più vicina al cittadino, e poi soprattutto un parere negativo perché invece di diminuire la spesa pubblica si va ad aumentare. Grazie. Grazie Puggianti. Altri interventi? Borgherini. Funziona? Grazie Presidente, ma anch'io voglio accodarmi ai complimenti fatti dalla consigliera Bartoli alla struttura e in particolar modo alla dottoressa Anna Tani, che in 10 anni di servizio da consigliere comunale è sempre stata un punto di riferimento per comprendere meglio le questioni, per approfondire i temi e per avere una visione d'insieme necessaria a svolgere il mandato che i cittadini ci hanno chiamato a svolgere. Penso sia importante anche per chi siederà in futuro in questa istituzione, per avere sempre al centro della visione il fatto che la responsabilità che contraddistingue un consigliere comunale o chi è chiamato a governare la città è quella di fare il bene della collettività e quindi di rapportarsi con le strutture, con gli uffici, con la massima fiducia possibile, trovando sempre persone preparate, persone che sanno il fatto proprio professionalmente, che hanno mille scrupoli e mille domande, spesso molto più dei consiglieri comunali, proprio per far bene il proprio lavoro. E questo penso sia un dato di fatto da cui in qualche modo andare a ripartire. Andare a ripartire perché? Perché penso che tutto quello che è stato detto, in parte è vero, in parte no, cioè mi trovo d'accordo con una parte delle affermazioni, con altre no, perché noi dobbiamo porci comunque di fronte a un dato di fatto innegabile. Il modello di governance dei nostri territori è, non solo dei nostri territori, ma in generale degli enti locali, è fortemente in crisi perché è messa in crisi dai livelli di governo più alti, dalla regione, dallo Stato, che non vuole minimamente assumersi le proprie responsabilità sul territorio. Questo lo fa non da 5 anni, quindi non è un attacco politico il mio, è una presa di consapevolezza da uno che è 10 anni che siede in Consiglio Comunale, ha sempre cercato nel suo piccolo di fare il proprio dovere. Ciò che deve cambiare non è più di tanto il modo con cui si governa il territorio. Ciò che deve cambiare sono gli strumenti con cui chiunque si trovi a governare il territorio ha la capacità e la possibilità di farlo. Perché se non ci poniamo questa riflessione, il consigliere Poggianti diceva assumiamo persone. Io non sono per niente d'accordo con questo concetto. Sono d'accordo che all'ente manchi, nell'attuale assetto, nell'attuale visione, delle persone che svolgono il proprio lavoro, ma se continuiamo a ragionare in questo senso, ricreiamo delle logiche sbagliate che si sono create in passato. La prima domanda da farsi è: il modello di governance del nostro territorio, unione dei comuni, comuni singoli, comuni come non me ne vogliono i colleghi di Capraia e Limite, così piccoli, hanno ancora senso di esistere? L'unica strada possibile da questo punto di vista, e va dato atto al sindaco Bannini che è stato l'unico purtroppo
a crederci insieme al suo consiglio comunale, questo va detto. In questo modello di riorganizzazione del territorio, non riuscendoci, perché questo è un dato di fatto purtroppo triste per il territorio, ma è avere una visione diversa del governo del territorio. Avere una visione diversa del governo del territorio significa investire in istituzioni più moderne, istituzioni che sappiano cogliere quelle sfide che Confindustria e CGL, addirittura Confindustria e CGL e la CISL insieme, cose che fuori dall'Empolese Valdelsa sembrano utopie, ci hanno detto più volte insieme. O si riparte da una visione moderna delle istituzioni, o la virtuosità dei numeri del bilancio del Comune di Empoli serviranno ad affrontare i prossimi 5 anni, ma non garantiranno la possibilità di affrontare i prossimi 30 anni, che è la visione che la politica deve dare al territorio. Perché altrimenti si perde di vista il punto di vista fondamentale della politica, che è quello di progettare il futuro, a prescindere da chi sarà chiamato a svolgere la responsabilità di governare il territorio. E solo attraverso una visione di governo d'insieme, di politiche attive, di promozione dello sviluppo del territorio, di promozione culturale anche internazionale, come dice giustamente il patto per lo sviluppo di Confindustria e CGL, solo attraverso queste politiche noi riusciremo a tracciare una strada che possa adeguatamente chiamarsi futuro per questo territorio. Perché finché ogni singolo comune rimarrà nel proprio orticello, finché non si avrà una visione d'insieme, finché non si riuscirà a dire ok mondo, siamo 180.000 abitanti, riusciamo a garantire degli investimenti vengano realizzati in tempi più rapidi rispetto agli altri territori perché abbiamo istituzioni moderne. Solo così noi riusciremo ad attrarre investimenti e a rispondere al dato fondamentale che rimane su per giù lo stesso del nostro bilancio e su cui un singolo sindaco, una singola giunta o un singolo consiglio comunale non potranno mai fare niente, che è l'indice di dipendenza dei nostri cittadini. L'indice di dipendenza significa che una percentuale imponente della nostra popolazione dipende da scelte altrui, dipende da altre persone per anzianità, per problemi fisici, per qualsiasi tipo di problema che non rende libero il nostro cittadino sul nostro territorio. E noi abbiamo una percentuale più alta rispetto al resto del territorio, non è colpa di nessuno, abbiamo un numero più alto di anziani, ma abbiamo necessità di avere politiche sociali attive da questo punto di vista. E finché il livello di governo sarà quello regionale, in cui, passatemi il termine e la polemica e la vis politica che mi apparteneva forse un tempo, ora un po' meno, ma finché il nostro presidente della regione perde il tempo a accusare un semimorente Marchionne delle proprie responsabilità nei confronti della classe operaia, e invece di occuparsi della qualità dei servizi sanitari sul territorio, che sono andati, a detta di tutti, penso a maggioranza e opposizione, a peggiorare negli ultimi 5 anni e peggioreranno ancora di più dopo le organizzazioni, in cui il nostro sistema sanitario, che aveva delle virtuosità, non era perfetto, questo poco ma sicuro, ma aveva alcune virtuosità sulle liste d'attesa, su alcuni aspetti specifici, è stato shakerato peggio del peggior mojito da festicciola di quartiere, con i difetti degli altri sistemi. Questo è successo e succede a prescindere da chi governa il singolo comune, perché il singolo comune rispetto a prima non può avere la stessa autorevolezza politica e istituzionale se non rappresenta più cittadini. E questo, l'unico modo per realizzarlo è ammodernare la governance del territorio. Questo, che rimanga agli atti, l'avrò detto miliardi di volte, l'ho condiviso nella campagna elettorale con il candidato a sindaco Damasco Morelli, è l'unica strada per cui si costruisce il futuro di questo territorio. Ammodernare le istituzioni non significa allontanare i servizi dai cittadini, significa renderli più efficienti, significa dare risposte più continuative nel tempo. Chiedo come sempre scusa perfetto, no, però anche i miei colleghi forse intervengono, quindi chiedo in aperta trasparenza, ci mancherebbe. Ecco, ho perso il filo.
Su i servizi, sempre di più, e chiudo, faccio questo ragionamento che penso possa portare, diciamo, un minimo di contributo costruttivo alla discussione di oggi. Se non sarà possibile realizzare questa governance nuova del territorio, perché le resistenze locali ancora allontaneranno questo obiettivo, però ricordiamoci sempre che è fondamentale per il futuro dei cittadini, fondamentale. Non c'è futuro per le imprese, per il territorio, che non parta da istituzioni che costino meno e che offrano e che offrano servizi più efficienti. Questo è fondamentale. Detto questo, non c'è strada alternativa se non nella prossima legislatura qualificare meglio le istituzioni che funzionano a livello del territorio. Noi ci siamo dotati, con difficoltà e con una discussione molto articolata ma molto autorevole, di un regolamento del controllo delle partecipate che deve essere messo in pista, che attualmente non funziona perché non è stato attuato fino in fondo. Il prossimo sindaco di Empoli dovrebbe prendersi la responsabilità di creare un sistema interno che sia coerente con questo regolamento e che dia la capacità a consiglieri di maggioranza e di opposizione di visionare bene come funzionano questi organi, perché non basta più il rapporto tra sindaco e consiglio di amministrazione della partecipata, non basta più il rapporto tra queste grandi società che stanno sempre più allargando i propri fronti con la conferenza dei sindaci. Serve, e questo è una responsabilità di questo Consiglio Comunale, delle commissioni che sappiano lavorare costantemente analizzando i servizi, ricevendo quelli che sono i reclami dei cittadini direttamente. Non si capisce come mai un cittadino che pone un reclamo all'URP non debba, lei come io consigliere comunale, non possa leggere un reclamo dell'URP e non posso leggere un reclamo fatto ad Alia. Queste commissioni devono lavorare analizzando i processi dei servizi e andando a intervenire direttamente, proponendo soluzioni alternative per risolvere i problemi dei cittadini. E queste commissioni, attraverso questi regolamenti, nell'interesse di maggioranza e di opposizione, devono cominciare a lavorare in questa chiave di lettura, per attuare veramente la responsabilità di garanzia e controllo che i consiglieri comunali hanno e che questo Consiglio Comunale ha, che è una responsabilità enorme che noi fino a un certo punto abbiamo esercitato proprio per la vetustà degli strumenti, però consegniamo al futuro Consiglio Comunale un regolamento che ha la capacità di creare degli strumenti moderni al servizio dei sindaci, al servizio della Giunta, chiunque essa sarà, in modo tale da garantire la possibilità di superare questo rapporto, a volte malato, a volte insufficiente, tra sindaco, conferenza dei sindaci e società partecipate. Non si riesce a comprendere un processo industriale come quello di Alia da un rapporto diretto con l'amministratore delegato e non faccio riferimenti specifici, parlo in generale. Non si riesce a comprendere la complessità di un servizio industriale come questo e non si riesce a comprendere come chiaramente il porta a porta, e rispondo per de formazione professionale al consigliere Poggianti, chiaramente il porta a porta costa di più, per forza il porta a porta costa di più. A livello industriale nazionale è un dato di fatto che il porta a porta costa di più, ma il porta a porta dovrebbe anche rendere di più. Quindi queste commissioni o la Giunta dovrebbe sapere che cosa andare a controllare, ovvero quanto rendono i materiali recuperati da raccolta differenziata che corrispondono a un corrispettivo di livello nazionale, che sono milioni e milioni di euro che entrano indirettamente nelle casse di Alia in questo caso. E io sfido qualsiasi sindaco, al di là del sindaco di Empoli, che magari ha un termometro un po' più diretto, sindaco di Capraia al Limite, piuttosto, non perché ce l'ho quel sindaco di Capraia al Limite, o il sindaco di Montaione, avere il tempo di occuparsi anche dei singoli corrispettivi che i consorzi nazionali danno su porta a porta, perché altrimenti, se non si capisce bene la filiera, non si capisce quale opportunità, e chiudo con questo discorso riprendendo il patto di Confindustria e CGL CISL,
che è, guardate, una cosa intelligente ed è una guida per chi avrà la responsabilità di governare questo territorio nei prossimi 5 anni. Puntare molto sull'economia circolare, perché sull'economia circolare, sull'innovazione dei processi, soprattutto sull'andare a recuperare nell'integrità una filiera produttiva e a non produrre più scarti, Santa Croce ci ha creato una fortuna enorme, ci ha creato ambiente, sviluppo e sicurezza per il proprio territorio, quindi non è che siano esempi proprio lontani dal nostro fare impresa. Molte imprese già lo fanno nel nostro territorio, abbiamo esempi nazionali, e allora un amministratore che si rispetti deve investire su questo, deve investire su queste filiere, ma lo deve fare partendo da 2 presupposti fondamentali. Uno, che le istituzioni vanno ammodernate, altrimenti non si vince la sfida del futuro. 2, se questo non è possibile, dobbiamo assolutamente investire sull'attuazione di quel regolamento di controllo delle partecipate, in modo tale che chi governa abbia sempre e costantemente una visione sugli errori che queste partecipate fanno, perché li fanno, in modo tale da poter intervenire e da poter migliorare il servizio, perché questa è la responsabilità di maggioranza e di opposizione, a prescindere da chi siederà in questi banchi. Grazie Borgherini. Altri? Massantini, prego. Sì, grazie Presidente. Ma io devo dire che ho ascoltato, come ogni anno, con grande interesse gli interventi dei colleghi e mi ritrovo pienamente nelle parole introduttive della capogruppo Bartoli rispetto alla solidità del bilancio. Credo che sia una premessa, un presupposto che noi possiamo dare quasi per scontato ogni anno quando ci approcciamo a questo tipo di discussione. Credo che in gran parte del nostro paese non sia così, e quindi è una tranquillità di cui dobbiamo dare atto all'amministrazione e agli uffici. E come tutti mi associo alle lusinghe rivolte nei confronti della dottoressa Tani. Devo dire che mi ritrovo molto anche nelle parole del consigliere Borgherini, che su questo profilo ha insistito tanto in questi anni. Io l'ho ascoltato anche nel precedente mandato amministrativo, è un suo cavallo di battaglia, ma effettivamente la sfida di una visione diversa del governo del territorio, più moderna, perché dobbiamo avere l'ambizione di affrontare non un anno dopo l'altro, ma cicli di 20-30 anni alla volta, penso sia un po', come dire, la sfida su cui si cimenteranno tutti coloro che dal prossimo anno torneranno a governare o governeranno questo territorio. Credo sia una discussione estremamente affascinante e che non possiamo esaurire o affrontare compiutamente in questa sede, però indubbiamente noi abbiamo vissuto, credo, una fase in cui questo tipo di approccio stava trovando anche nell'opinione pubblica un ascolto estremamente attento, e credo che, indipendentemente dalle posizioni che poi ciascuno ha assunto e ha portato avanti, ci siano state delle scadenze che hanno determinato un mutamento di questo approccio. Oggi mi sembra che purtroppo il principio secondo cui piccolo è bello, declinato in vario modo, sia a livello economico, sia a livello istituzionale, sia sotto il profilo nazionale che sotto il profilo locale, abbia terribilmente ripreso campo. Questo ci deve impegnare ancora di più, credo, nell'affrontare questo tipo di sfida con ancora più convinzione, e forse, per questo dico mi ritrovo molto, anche provando a capire quando si può impostare un percorso partendo dagli strumenti o quando convenga partire dagli obiettivi per poi provare ad arrivare agli strumenti. Sono stato estremamente astratto, ma proprio per non entrare nella discussione politica, a seconda di da che parte la si vede, ma
credo che indubbiamente le sfide siano quelle. Penso anche che un primo passo non banale sia stato fatto da questo territorio nel recentissimo passato, perché il piano strutturale intercomunale credo che sia un primo messaggio di per sé non sufficiente, ma che può disegnare e avere l'ambizione di disegnare un territorio e di affrontare le politiche territoriali in maniera più omogenea. E quindi vedremo poi quanto saremo capaci di farlo, ma credo che sia stata posta la premessa per poter portare avanti una politica territoriale in maniera ancora più coesa e omogenea rispetto al passato. Tornando al bilancio, ma io credo che un aspetto che forse non è stato evidenziato abbastanza sia quello che in questi 5 anni questa amministrazione è riuscita a mantenere costante a parità di servizi la pressione fiscale e in particolar modo mi riferisco alle tariffe, e questo mi sembra un dato estremamente rilevante di per sé, ma ancor più se si considera che tutto ciò è stato possibile anche grazie ad una programmazione delle politiche volte alla lotta all'evasione fiscale, che grazie al potenziamento continuo che ogni anno abbiamo sentito illustrare dall'assessore Taddei porterà anche quest'anno un saldo maggiore, addirittura doppio rispetto agli anni precedenti, e dunque un risultato che a questo punto possiamo dire consolidato all'esito dei 5 anni. Ecco, devo dire che anche su questo tema, su cui tante volte si è discusso in passato, non ho sentito una grande valorizzazione, mentre credo che meriti di essere valorizzato a parità della solidità del bilancio, perché tante volte, soprattutto alcuni di noi, hanno manifestato l'esigenza che in questo Paese si portasse avanti una lotta all'evasione fiscale più seria, più strutturale soprattutto. Qui lo stiamo facendo e credo meriti di essere sottolineato. Credo però che si tratti anche di un bilancio che oltre a manifestare tutta la sua solidità finanziaria mantiene anche alta l'attenzione sul welfare. Dusca, la capogruppo Bartoli, faceva riferimento a una contrazione, ma in realtà in commissione l'assessore Taddei ci ha parlato di trasferimenti e come in realtà non ci sia un mutamento di questo tipo. Poi ognuno può dare la sua interpretazione alle parole, però credo che i numeri siano numeri. Quindi un comune che continua a mantenere i servizi essenziali ad alti livelli e a investire in strumenti che garantiscono la coesione sociale, viene da fare 2 esempi su tutti. Da un lato la qualità, sembra una sciocchezza, ma per quello che si è visto nell'ultimo anno in questo Paese, la qualità del servizio mensa, l'attenzione alle materie prime, a chilometro zero, al controllo, a tutto ciò che gira intorno ai nostri figli. Mi sembra purtroppo sia un dato sempre meno scontato con quello appunto che si è visto recentemente, ma dall'altro lato soprattutto si pensi a tutte quelle azioni che anno dopo anno, per 5 anni e fino all'ultimo bilancio che ci viene presentato, a tutte quelle azioni con cui il Comune continua anche ad andare oltre a quella che sarebbe la propria competenza. Parlo e mi riferisco allo sforzo di mantenere gli OSA dall'asilo e fino alla scuola media. Mi riferisco agli accompagnatori garantiti su ogni scuola bus, che significano sicurezza per i nostri bambini. E senza dimenticare che per 5 anni, visto che siamo ormai a fare un bilancio sì che riguarda il 2019, ma che tutti giustamente avete colto lo spunto per tornare anche indietro con la memoria, un bilancio che anche questa volta vede i proventi delle farmacie comunali che permettono di corrispondere un contributo annuale in favore dei livelli scolastici di competenza non comunale ma statale, e sia alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado. Infine una considerazione relativa al personale, di cui anche voi avete parlato. Non c'è dubbio che i vincoli assunzionali hanno pesato e molto, e bisogna essere franchi, sono vincoli assunzionali che ci siamo portati avanti quando sono cambiati anche i governi e il colore politico dei governi, e non c'è dubbio che questo abbia pesato e molto sulla capacità di un ente locale come il nostro e come altri di far fronte ai bisogni dei cittadini e di garantire i servizi idonei. Ecco, da questo bilancio si verifica che dopo che il Comune di Empoli ha fatto parzialmente fronte a tale riduzione del personale attraverso la mobilità in entrata, il bilancio prevede di sfruttare al massimo le possibilità in termini di tetto di spesa e di posizioni da ricoprire, e in particolare nel 2019 il piano triennale del personale pianifica, se non mi sbaglio, 24-25 nuove assunzioni.
E poi invece c'è l'altra gamba del bilancio, o meglio, diciamo, la parte collegata, cioè il piano triennale delle opere pubbliche. Ecco, io da questo punto di vista forse è dove mi trovo più distante dagli interventi che mi hanno preceduto, perché credo che in questi 5 anni, se ci guardiamo indietro, emerge un programma di mandato che sostanzialmente è stato rispettato e una città che piano piano si avvia a trasformarsi e a trasformarsi migliorandosi e valorizzando gli spazi pubblici. Tutto questo è stato possibile grazie essenzialmente a 3 fattori, l'avete un po' detto anche voi. Il primo fattore è stato costituito indubbiamente dallo sblocco del patto di stabilità, che aveva bloccato i comuni virtuosi come i nostri, che avevano le risorse e non potevano utilizzarle. La sostituzione del patto di stabilità con il saldo finale di competenza ha rappresentato una delle misure più importanti a sostegno degli investimenti degli enti locali e quindi anche della crescita, valorizzando i comuni come i nostri, che erano comuni sani e che hanno continuato ad esserlo. Il secondo fattore, che però ha reso possibile la mole di opere pubbliche che sono state realizzate in questi anni, è stata, credo, la lungimiranza con cui questa amministrazione ha iniziato a progettare e a programmare le opere fin dall'inizio di questo mandato, innanzitutto nel primo anno e mezzo. E questo è stato fondamentale, perché se così non avessimo fatto, quando le regole contabili erano diverse, non saremmo stati in grado di farsi trovare pronti quando le regole contabili sono state modificate, iniziando subito a poter cantierare le opere pubbliche che abbiamo visto realizzate e che continuiamo a vedere in corso d'opera. L'ultimo dei 3 fattori, che è stato sottolineato sicuramente dalla consigliera Bartoli, non mi ricordo se anche dal capogruppo Poggianti, è stata la capacità di intercettare finanziamenti pubblici, in particolar modo nazionali, regionali e in parte anche privati, e che ci hanno permesso un salto di qualità nella possibilità di realizzare opere pubbliche. Anche stavolta, come in passato, è stato sottolineato che avremmo beneficiato di congiunture governative favorevoli. Possibile, non lo so, ammesso e non concesso. Resta il fatto che tutto ciò non sarebbe stato comunque possibile in assenza del secondo fattore a cui facevo riferimento prima e anche di una certa ambizione progettuale. E quindi, tra l'altro, mi sento di dire, rispetto alla variante di Via Piovola, a cui anche oggi mi sembrava che il capogruppo Bartoli facesse riferimento, ridurre quell'opera, quell'infrastruttura a interessi privati mi sembra fortemente riduttivo, perché quella opera risponde anche a interessi pubblici plurimi, uno fra tutti un'intera frazione che viene sollevata da un carico pesante che l'ha gravata per numerosi anni. Basterebbe, insomma, fare un giro a Villanova e fare 2 chiacchiere con i cittadini per capire cosa ha significato quel tipo di intervento. Ma più in generale, le infrastrutture credo che abbiano caratterizzato questo mandato. Una città che investe nel migliorare i propri flussi è una città che va anche nella direzione che prospettava il consigliere Borgherini, cioè le infrastrutture sono uno dei principali strumenti per rendere più moderna una città. Lui chiaramente nel suo intervento faceva riferimento all'architettura, all'ingegneria istituzionale, però non dimentichiamoci quanto peso assumono le infrastrutture nel rendere più competitiva una città. Io francamente a memoria non ricordo un mandato in cui si sia investito e si sia riusciti a trasformare questa città sotto il profilo infrastrutturale quanto si sta vivendo oggi. Una città che fra l'altro si portava dietro un gap infrastrutturale enorme, avere avuto il coraggio e la forza di portare avanti un percorso di questo tipo credo non possa non essere riconosciuto alla fine di questo mandato. Senza dimenticare le opere che ci attendono e che sono appunto che caratterizzano il piano triennale delle opere pubbliche. Mi riferisco allo sviluppo della mobilità sostenibile, anche qui un salto indietro con la memoria, l'importanza di aver approvato il biciplan, anche quella una visione complessiva della mobilità sostenibile cittadina, e anche da questo punto di vista aver sentito dire che questo comune non ha avuto attenzione all'ambiente con un progetto di quel tipo mi sembra quantomeno riduttivo, poi ognuno avrà comunque il suo punto di vista. Ma ancora, gli investimenti nell'edilizia scolastica, dopo la Pascoli, un'opera anche in questo caso estremamente importante e ingente,
sarà la volta della scuola di Pontorme, di quella di Marcignana e alla parziale ristrutturazione della scuola di Fonzano. E soprattutto il PIU, che devo dire francamente tutti avete avuto modo di sottolineare in questa seduta, ma non soltanto in questa seduta, essere un'opera veramente importante, ambiziosa, sulla quale bisogna fare complimenti davvero alla struttura, all'amministrazione per il progetto che per la sua qualità ha ricevuto poi il finanziamento regionale. PIU che dopo gli spazi aperti, si pensi al cantiere che ora vediamo qui in Piazza del Popolo, vedrà concentrarsi la programmazione sugli immobili e quindi l'ex ERT, l'ex Convitto, l'ex ospedale di Via Paladini. Insomma, francamente, ecco, descrivere questo mandato amministrativo come un mandato in cui vi è stata la perdita del protagonismo territoriale mi sembra ingeneroso e contrario alla verità. E non soltanto dal punto di vista delle opere pubbliche o della capacità di far fronte ad una fase estremamente difficile sotto il profilo sociale per questo Paese. Non a caso questo territorio è uno di quelli che ha saputo fronteggiare meglio la crisi negli ultimi anni, ma anche penso dal punto di vista dei diritti. Nessuno oggi, ricordando i 5 anni che abbiamo alle spalle, ha ricordato la campagna per i diritti che questo Comune, il nostro Sindaco, ha portato avanti fra tutti i sindaci del nostro Paese. Abbiamo avuto un protagonismo nazionale su questo tema che io non ricordo avessimo avuto nel recente passato, eppure nessuno oggi richiama quella pagina come una delle pagine più positive di questo mandato amministrativo. Ecco, credo valga la pena ricordarlo ed esserne anche tutti orgogliosi, indipendentemente dai banchi in cui sediamo. Per ultimo, ma non ultimo in termini di importanza, anche la capacità di valorizzare il territorio in termini turistici. Prima è stato detto che non siamo stati in grado di valorizzare il brand di questo territorio, ma io segnalo che le presenze in questo mandato amministrativo sono aumentate del 20%. Potremmo fare di più, senz'altro possiamo fare di più, però se pensiamo da dove venivamo, credo che un percorso sia stato iniziato e che i risultati stiano arrivati. Senza dimenticare, veramente ultima nota, la capacità di attrarre visitatori quotidiani grazie al numero di eventi e alla portata degli eventi che sono stati realizzati in questi 5 anni. Qualcosa che a Empoli non vedevamo forse da mai e che ha fatto sì che la nostra città tornasse al centro del panorama toscano anche da questo punto di vista. Insomma, mi sembra evidente che il bilancio che presenta anche quest'anno l'amministrazione ci convince come ci hanno convinto i 4 bilanci precedenti, sia esaminati ciascuno singolarmente, ma maggior ragione se si guardano tutti insieme per il percorso che è stato fatto, per la visione di città futura che avevamo e per quello che l'amministrazione è riuscita a realizzare in questi 5 anni. Grazie. Beh, grazie Mazzantini. Il sindaco, prego. Ma io quanto tempo? Allora, cercherò di non usarlo tutto e ho preferito aspettare, come è accaduto altre volte, prima di intervenire per ascoltare, diciamo, perché credo che sia il primo dei doveri. E penso che poi all'interno di questo Consiglio Comunale si dicano spesso e volentieri anche cose estremamente interessanti. Allora, io intervengo prima di tutto per a questo punto direi unirmi, e questo non mi fa che piacere, ai ringraziamenti fatti prima dall'assessore e poi da tutti i consiglieri che sono intervenuti, alla parte tecnica che lavora alla redazione del nostro bilancio, e con un particolare ringraziamento sottolineato, diciamo così, alla dottoressa Anna Tani, che ci presenta oggi il suo ultimo bilancio di previsione. E quindi questo, come dire, ha un peso specifico in più per lei, senza dubbio, perché quando uno ha dedicato tutta la vita alle istituzioni, ai comuni, e il nostro è stato l'ultimo dei comuni in cui Anna ha lavorato, credo che già avere la consapevolezza che non lavorerà almeno direttamente, perché gli ho già chiesto se ha volontariato rimane e
lavorerà, non lavorerà direttamente, non metterà, diciamo, la firma dal responsabile dei servizi finanziari a un altro bilancio di previsione, credo sia una cosa, come dire, grossa da affrontare. Ed è evidentemente, come dire, grossa anche per il nostro comune, perché lasciatevelo dire da chi in questi anni ha avuto l'opportunità di lavorare fianco a fianco con Anna, ma anche di esperire direttamente altre esperienze, perché voi sapete che all'interno della città metropolitana io ho in cura, diciamo così, le deleghe al bilancio e al personale, e quindi di questo, diciamo, mi occupo anche quando non sto in comune ad Empoli, con un ente, diciamo, una struttura, una modalità anche di gestione completamente diversa da quella di un comune, e a maggior ragione di un comune come il nostro. Ecco, fatevi dire che lavorare accanto a una persona come Anna è un enorme privilegio che è toccato al sindaco, all'assessore, ma anche a voi tutti, perché diciamo, la teoria è una bella cosa nel bilancio ed è indispensabile per poter fare la pratica, ma la pratica sono pochi a saperla fare. Sono pochi perché pochi sono quelli che non fanno, diciamo, solo la parte convegnistica, ma anche quella che tutti i giorni si sporca le mani, tra virgolette, non in senso, come dire, negativo, ma pratico del termine, con quella che è a tutti gli effetti l'ossatura di riferimento di un comune, perché se noi non avessimo questo strumento e organizzato, diciamo, in maniera chiara, leggibile, trasparente e in ordine, nessuna delle nostre discussioni, diciamo, della nostra volontà poi anche di trasformazione in atti delle idee per la città potrebbero prendere corpo. Quindi io mi sento di dire che non solo, diciamo, come mi sembra Dusca abbia usato questo termine, è il prerequisito di partenza, ma costituisce sostanza dell'azione amministrativa. E quindi il ringraziamento che io faccio a Anna è un ringraziamento sostanziale, ecco, perché al di là di tutto e di quello che potremo essere un domani, a me questi 5 anni rimarranno, anche e soprattutto grazie a lei, come un'esperienza di enorme formazione alla pubblica amministrazione e a quella che è anche l'etica con cui si sta dentro la pubblica amministrazione. E che forse, se fossero, diciamo, un pochino più diffusi questi approcci, se ne vedrebbero tutti i benefici ad ogni livello dello Stato. Quindi, questo bilancio che noi vi presentiamo ha ricevuto anche il via libera, diciamo così, e la condivisione da parte dei sindacati e delle parti sociali. Abbiamo, assieme all'assessore, svolto un incontro con i rappresentanti di tutte le sigle sindacali. È stato un proficuo incontro, 3 ore di discussione, di dibattito e di confronto su ogni singolo aspetto del bilancio. Ovviamente, come è successo nei vostri interventi, è stata anche l'occasione per fare, diciamo, un bilancio più articolato di quello che sono stati questi 5 anni, inevitabilmente. E sono uscita da quell'incontro nella convinzione, diciamo, che una pluralità di punti di vista, come quelli che si rappresentavano a quel tavolo, comunque uniti da una condivisione di fondo di quello che la nostra città è oggi, di quello che è stata negli ultimi 20 anni e di quello che potrà essere nei prossimi 10. E io ritengo che su questo aspetto la discussione, che anche se svolta questa mattina, vada
rammendata, diciamo così, perché evidentemente ognuno di noi è anche e soprattutto portatore, diciamo, di un'esperienza personale, di momenti di socializzazione alla politica tra loro diversi anche dal punto di vista temporale. Cioè, il momento in cui Lusca ha iniziato a far politica è diverso da quello in cui ha iniziato Alessandro, ho iniziato io, lo stesso consigliere Poggianti, che ora non c'è, ed è forse più simile alle esperienze che ha fatto Damasco, no? E tante volte negli interventi che voi avete fatto in questi 5 anni, pur con distinguo, ma poi vi siete rincontrati in punti che sono, come dire, non tanto l'unione di ciò che vorreste per il futuro, tante volte in realtà siete stati in disaccordo, ma avete punti di vista molto comuni su ciò che siamo stati ieri, ma per ragioni banali, perché ognuno di noi forma il proprio pensiero, il proprio essere e il proprio essere cittadino in virtù del percorso che compie. E questo poi lo porta anche dentro alle istituzioni, nelle aspettative che si crea. Ecco, io credo di poter dire che questi 5 anni che noi abbiamo vissuto assieme, di pregi e di difetti, di vizi e di virtù, perché non esistono, diciamo, in natura la perfezione, tantomeno se si parla di cose fatte dalle donne e dagli uomini, ma sono stati 5 anni molto centrati, diciamo così, dal punto di vista della dinamica temporale che noi stiamo vivendo. Ve lo dico meglio. C'è stata una stagione nella storia della nostra città in cui tutto diventava oro da solo, e questo diventava oro da solo era una grande sintesi tra mestieri diversi, pubblico e privato, dove reciprocamente, diciamo, ognuno poteva svolgere il proprio compito senza chiedere troppo all'altro. È stata la stagione in cui Empoli è diventata un grande polo produttivo a livello regionale, è stata la stagione in cui si è prodotta tantissima ricchezza privata, di cui questa città gode tutt'oggi, e bisogna averlo chiaro questo, perché nonostante la stagione che noi stiamo vivendo e che abbiamo vissuto, quella che anch'io faccio fatica da molto tempo a definire crisi, diciamo, ma più processo di trasformazione, diciamo, socio-economica, nonostante quello che noi abbiamo vissuto, questo è un comune che continua ad avere, e lo vediamo, come dire, anche poi dal punto di vista tributario, gettiti che solo una comunità che ha saputo nel corso degli anni costruire tanta ricchezza privata potrebbe tutt'oggi permettersi. Quella stagione è stata anche quella in cui siamo andati a costruire la stragrande maggioranza del patrimonio pubblico di cui tutt'oggi noi godiamo, e che di fatto, potremmo dire, tutti i sindaci che si sono succeduti dall'inizio degli anni '80 ad oggi non hanno che mantenuto: tutte le nostre scuole, la stragrande maggioranza dei nostri impianti sportivi, i cimiteri, le strade comunali. Di fatto, dall'inizio degli anni '80 ad oggi, noi siamo andati mantenendo il patrimonio pubblico. E in questa manutenzione siamo andati via via, come dire, incrementando un'idea di città che riusciva a garantire diritti sociali, diritti economici, inclusione, integrazione, ma ci metto un punto interrogativo a questo, perché oggi viviamo la grande stagione di difficoltà, diciamo così, dell'integrazione dai paesi diversi dall'Italia. Questa città aveva già attraversato una lunga stagione di integrazione
nelle migrazioni interne all'Italia stessa, e ci metto un punto interrogativo però, perché vi assicuro che ci sono tutt'oggi delle zone della nostra città dove, come dire, la divisione tra processi di socializzazione si percepisce e si legge. Quindi, tutto sommato, fin tanto si potrebbe dire con un'espressione popolare che Berta filava, la ricchezza privata cresceva e il patrimonio pubblico consentiva a tutti più o meno, diciamo, di godere di diritti di cittadinanza. Questa stagione si è protratta sostanzialmente fino alla metà degli anni 2000, con alcune scelte urbanistiche anche importanti, con il disegno di alcune prospettive, soprattutto di carattere infrastrutturale, importanti, e che in questi 5 anni non abbiamo fatto altro che realizzare. Perché se voi pensate al fatto che il primo tratto di circonvallazione a sud di questa città, che tra qualche mese, diciamo, non sarà più un'ipotesi ma un pezzo d'asfalto da utilizzare, veniva disegnato nelle carte della nostra città dall'inizio degli anni 90, più o meno. Quindi non è che il disegno su cui noi ci siamo innestati, diciamo così, era bianco. Era ben tracciato in tanti aspetti, ma necessitava di essere messo compiutamente all'opera, non solo per risolvere problemi concreti della vita delle persone di tutti i giorni, e comunque anche su questo io credo che poi alla fine di tutto questo sia uno dei principali compiti di un'amministrazione, perché se un cittadino ti pone un problema, piccolo o grande che sia, e non trova mai una risposta a quel problema piccolo o grande che pone, o la trova, diciamo, nell'esercizio di un massimo sistema, poi alla fine quello che si consuma non è la perdita di senso e di visione dell'ente, è la perdita di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, e lì veramente non si ricostruisce più nulla e non si disegna più nessun tipo di futuro. Quindi realizzare determinate infrastrutture certo corrisponde anche all'idea di risolvere concretamente problemi di tutti i giorni nella vita delle persone, ma corrisponde anche, direi, all'idea di una città che, nonostante tutto quello che è successo in mezzo, ha ancora una prospettiva di sviluppo, e ce l'ha, e ce l'ha, e su questa cosa ci siamo, come dire, anche recentemente un po' scontrati, soprattutto in virtù dell'enorme iniziativa privata che nella nostra città tutt'oggi resiste. Dire questo, affermare questo, non significa sminuire il ruolo del pubblico, non significa dire che l'amministrazione comunale non ce l'ha un ruolo, ce l'ha, e come un ruolo, ma quel ruolo non può essere né mortificante né a comprimere, mi viene il sostantivo, né a sminuire la rilevanza dell'iniziativa privata, perché questa, se la guardiamo in modo oggettivo, è la storia della nostra città, non è una cosa diversa dalla storia della nostra città. Ecco perché ci è sembrato importante in questi 5 anni lavorare sia portando avanti un processo di ammodernamento infrastrutturale che Empoli non ha mai compiuto, e nemmeno ora è finito, nemmeno ora è finito, perché noi abbiamo comunque da completare l'opera di raddoppio del binario della ferrovia da Granaiolo a Empoli, abbiamo comunque, siamo a 16 minuti? Abbiamo comunque da innestare, secondo me, le esigenze del nostro territorio dentro alla progettualità di ferrovie nella città metropolitana, perché da lì passa un pezzo delle nostre opportunità di sviluppo del futuro, perché noi non saremo mai territorio di tranvia, ma possiamo e dobbiamo essere un territorio in cui la rete ferroviaria svolge un servizio che per qualità e per frequenza è uguale a quello della tranvia, va bene? Dobbiamo comunque
affrontare il nodo del sottopasso di via Pratignone, che questi 5 anni avevamo immaginato potesse essere risolto grazie all'intervento sull'ex Montevivo. Non ce l'abbiamo fatta, e non ce l'abbiamo fatta perché evidentemente il privato che ha in mano quell'area ha cambiato svariate, diciamo così, volte le proprie idee, le proprie prospettive. Ce l'abbiamo fatta sulla Vitrum, che è già un passo in avanti significativo, ma rimane un nodo da sciogliere, rispetto al quale domando a me stessa e a questo Consiglio Comunale, credo sia arrivato anche il momento di dire che se non passerà dall'intervento del privato, l'allargamento di quel sottopasso debba essere fatto con risorse pubbliche, cercandole laddove ci sono. Rimane la questione del collegamento dei quartieri di Serravalle con la statale, tema che è stato oggetto anche di confronto con l'Empoli nella loro volontà di predisposizione di un progetto per lo stadio, e vedremo dopo Befana, diciamo, di guardare tutti assieme che cosa ci hanno portato in dono per Natale, va bene? Ma se non è quello o non sarà altro, dovrà essere a carico del pubblico se non la realizzerà nessuno. Quindi questa città ha ancora bisogno di enormi investimenti nelle infrastrutture. E guardate che un sindaco che nel 2018 dice questa cosa, consapevole, ve lo dico senza mezzi termini, che questi 5 anni... a livello di ammodernamento infrastrutturale sono paragonabili solo ai 5 anni precedenti, va bene? Dove furono realizzati i 2 sottopassi della ferrovia. Ma tutti quelli che stanno prima non sono paragonabili, perché sono parte delle cose che noi abbiamo realizzato in questi ultimi 10 anni. Fossero state di priorità, va bene? Negli anni in cui nei bilanci di questo comune, tanto per essere chiari, non esisteva né il pareggio di bilancio, l'applicazione dell'avanzo, d'usca, tutte le cose che si è imparato in questi 5 anni, va bene? Forse una parte della discussione che noi ci troviamo di fronte ancora oggi sulla nostra città non ce l'avremmo avuta, e oggi avremmo avuto tante più risorse per fare investimenti di carattere diverso, tante più risorse per aumentare ancora di più di quanto non abbiamo fatto in questi 5 anni gli investimenti per rifare le nostre scuole e via e via e via. Quindi la città non è mai un foglio bianco su cui il pittore si mette, diciamo, a dipingere il proprio quadro e le proprie emozioni. È una cosa viva ed è una cosa che ha un passato, un presente e che avrà forse un futuro nella misura in cui le scelte che noi facciamo nel tempo che ci viene dato, diciamo, a disposizione, risolve una parte dei problemi del passato e prefigura lo sviluppo del futuro. Se fa una sola di queste 2 cose non è sufficiente e di sicuro, diciamo, scarica sul domani i problemi dell'oggi. Chiudo velocemente. Proprio perché io ho una visione, diciamo così, incrementale dello sviluppo di una città e non credo che ci sia un giorno zero nella vita di una città, sono portata a pensare che alcune delle scelte che noi abbiamo fatto in questi 5 anni e che in parte sono già cantiere, in parte sono opere concluse, in parte diventeranno cantiere nei prossimi mesi, riusciremo compiutamente tutti assieme a vederne i risultati non nel giro di una settimana, di 2 settimane, ma in un tempo molto più lungo. Di una cosa però sono molto convinta, che se noi avessimo agito, come tante volte, mi dispiace dirlo, ma è stato evidenziato in questo Consiglio Comunale, e questa forse è la parte più, come dire, antipatica, ma se noi avessimo agito come tante volte ci è stato detto, senza visione, senza un'idea di dove questa città dovrebbe andare o potrebbe andare, di sicuro non avremmo intercettato 26 milioni di euro di risorse fuori dal bilancio per fare gli investimenti,
Di sicuro qui non si starebbe giustamente a discutere che vogliamo mettere più contenuti dentro il piano di innovazione urbana che cambierà completamente il centro storico della nostra città. Di sicuro non avremmo portato a casa dopo tanti anni risorse per ampliare il polo scolastico, visto che ne abbiamo discusso poco fa. Di sicuro non avremmo rinnovato il patrimonio scolastico della nostra città. Di sicuro non avremmo investito risorse per migliorare le infrastrutture della nostra città e via e via e via. Allora, io credo che alla fine di questi 5 anni noi si possa legittimamente dire che in questo Consiglio Comunale si sono confrontate visioni diverse, che come dicevo all'inizio dell'intervento sono in gran parte il frutto dei momenti in cui abbiamo appreso le nozioni della nostra città e dei momenti in cui l'abbiamo vissuta, perché una città prima di tutto per poter essere amministrata